Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro. Oggi è il 24 dicembre, della vigilia. Sto dentro perché fuori sta facendo un diluvio. Allora, che cosa è successo oggi sui giornali? Voi che in Italia a quest'ora li state forse iniziando a leggere, almeno il 24 dicembre si spera che ci sia un po' di pausa anche per voi. E amici miei, oggi ovviamente sui giornali ognuno vede questa manovra in maniera infelice a modo suo. I giornali sono tutti lì, in realtà è il nostro mestiere quello di fare i criticoni, lo abbiamo sempre fatto, non vedo perché non lo si deve fare anche in questo caso. O meglio, ci sono i giornali partigiani, quelli un po' antipatizzanti, quelli invece a favore di questo governo, pochi per la verità. Devo dire che il fuoco d'azione che questo governo ha, che guarda giustamente nel dettaglio, la manovra, forse i governi precedenti non avevano. Ecco, questo si può dire a beneficio di quelli che questo governo lo amano tanto, io non sono tra quelli, e che si sentono un po', diciamo, un po' sotto osservazione. Quali sono i titoli fondamentali quindi dei giornali? Il Corriere della Sera, per esempio, è piuttosto immaginifico perché, ciao Marco, dice il protesta in arrivo, fantastico. E per Salvini invece il voto a questo governo è 7, cioè in questa maniera diciamo controbilancia, una previsione delle proteste in arrivo, ma sicuro ci saranno delle proteste, e dall'altra invece racconta quello che molti giornali oggi di cronaca dicono, e cioè che il voto è 7. Il giornale, che è molto critico nei confronti di questo governo, dice tasse nascoste. Tagli pure alla fortuna. Ecco, su questa cosa della fortuna io sono un po' fissato perché la manovra, questa, ma come le precedenti, sempre vanno ad agire sulle cosiddette società che scommettono che prendono i soldi dalle nostre scommesse, non solo sul calcio, anche sulle macchinette, sulle slot. Ma in questo caso, quando si tassano al 70, all'80% queste macchinette, sia chiaro, io metto 100 euro nelle macchinette, 78 sono tassate. Poi sul 12 che rimane, no, sul 22 che rimane, le società devono pagare le persone, devono pagare gli esercenti e su quello pure si beccano delle imposte. Quindi il 78% è semplicemente per il gioco, non è ancora entrata la macchina fiscale, diciamo, sugli utili societari. Ma insomma, per tassare il 78% delle macchine, cosa hanno dovuto fare in questo governo? Peraltro era una cosa che anche il sottosegretario del precedente governo più o meno aveva cercato di fare, che mi sembrava fosse Baretta. Cosa fanno? Da una parte ipertassano le macchinette e dall'altra permettono alle macchinette di restituire in vincite una percentuale minore di quello che incassano. Così sembra che tutti siano contenti. Chi ci rimette? Voi, una volta perché giocate siete dei cazzoni, anche se io adoro giocare, però insomma giocarsi lo stipendio, giocarsi molte volte le macchinette è ovviamente una roba da matti, è come ubriacarsi, una cosa un bicchiere di vino, una cosa è giocare in maniera sconsiderata, e dall'altra insomma, non, uccidono il gioco legale e lo rendono, quello legale, sempre meno conveniente. E su questo si basa il titolo del giornale di oggi. Il Messaggero, pure insieme al Mattino e tutti i giornali del gruppo Caltagirone, puntano su questo aumento delle tasse. In realtà, in questa manovra nascoste ci sono tasse un po' da tutte le parti. Secondo il Messaggero, che si mette a fare un calcolo, sarebbero 7 miliardi di tasse in più per le imprese e le famiglie. Qualcuno verrà tassato un po' di meno, molti vengono tassati regolarmente di più. La Verità, il giornale di Maurizio Belpietro, che non è un giornale ostile a questo governo, direi tutt'altro, però fa una sintesi di questo tipo, e la fa Daniele Capezzone, cioè che la manovra è stata rovinata dall'intervento della Commissione europea, che ha preteso quindi tagli agli investimenti e maggiori tasse. E quindi in quel caso non si nega sulla verità che la manovra sia quello che io penso, una schifezza, ma non tanto per quello che penso io, cioè il reddito di cittadinanza e quota 100 così come l'hanno congegnata, ma perché l'Unione europea, pretendendo che il deficit scendesse e tutta un'altra serie di clausole, ha rovinato, secondo Capezzone, questa manovra, come se la manovra di cui aggiungo, mi permetto di aggiungere io, fosse perfetta prima di nascere. Sul reddito di cittadinanza invece si esercita il governo, scusatemi, la stessa cosa, il fake quotidiano, il giornale più filo governativo che ci sia, che dice: reddito di cittadinanza
Ecco il decreto. Siccome il pezzo scriverlo è Stefano Feltri, di cui io ho una certa stima perché è un giornalista economico che peraltro sul reddito di cittadinanza in un libretto ci ha spiegato come fosse una gigantesca, impossibile, manovra da fare che valeva 17 miliardi, che non sarebbero state mai ritrovate le risorse come gli stessi credevano e tutte le applicazioni pratiche, oggi invece il reddito di cittadinanza, il Fatto Quotidiano, sarà Natale, cerca di prenderlo sul serio e ci dice alcune cose. La prima è fattuali e le quali dobbiamo prendere atto, che il primo reddito di cittadinanza arriverà a fine aprile, un mese proprio esatto prima delle elezioni, e poi il secondo assegno avverrà a elezioni avvenute, il giorno dopo le elezioni europee, si intende. Stessa identica procedura che dobbiamo ammettere ha fatto anche Renzi con i suoi 80 euro, quindi vorrei sentire anche polemiche su questo da parte del PD. Io penso che le due manovre sono completamente diverse, ma l'intento, cioè elettorale, è simile per due. Verranno assunte 3.000 persone ai centri per l'impiego ai primi di aprile, di cui si dovranno trovare anche 1.000 navigator, che sono quelli che dovranno avere i rapporti tra questi milioni di disoccupati e le aziende che vogliono cercare lavoro. E questi lavori dovranno essere combinati, i navigator dovranno combinare offerta e domanda di lavoro. Questa è una cosa per la quale neanche un buon pusher riesce a fornire della roba talmente buona per cui un politico può credere a questa minchiata, e cioè che assumendo 1.000 persone, cioè 1.000 navigator, noi riusciremo a trovare lavoro a milioni di italiani improvvisamente a Reggio Calabria, a Messina, in Sicilia, in Puglia, in Campania. Riusciremo a trovare lavoro perché vengono assunti ad aprile 1.000 navigator. Se fosse stato così facile, ma quanto sono scemi gli altri, come siamo matti ad aver tenuto la disoccupazione nel posto al tasso più alto del mondo. Cioè, la cosa più ridicola di questa manovra, più incredibile, è non soltanto il reddito di cittadinanza su cui spenderemo 7 miliardi, grazie al cielo non i 17 inizialmente pensati, ma anche la costruzione con la quale si capisce che questa gente probabilmente non ha la più pallida idea di che cosa vuol dire cercarsi un posto di lavoro. Beh, ovviamente una idea era stata posta, secondo me, in maniera molto intelligente dalla Lega per cercare di evitare questo pasticcio incredibile che creerà il reddito di cittadinanza, e cioè si diceva: ma invece di fare i navigator, diceva Siri, diamo 780 euro alle imprese che formano una persona che ha i titoli per essere quindi un titolare, scusate il gioco di parole, del reddito di cittadinanza. Quindi l'impresa prende 780, questo viene assunto dall'impresa che gli dai 780 e finisce pari e patta là. Cioè, sostanzialmente si aiutano le imprese, ma si aiutano a formarli in azienda, persone che quindi non starebbero a prendere sti soldi senza essere formate, ma sarebbero già direttamente in azienda. Cioè, l'aiuto è indirettamente all'azienda, direttamente al lavoratore, ma che lavora in azienda. Ovviamente Tridico, il comunista, che è consulente di Di Maio, che è l'uomo, l'anima nera dietro a questa minchiata del reddito di cittadinanza, su quella operazione non è d'accordo perché lo chiama, ci dice il Fatto Quotidiano, caporalato. Cioè, dare i soldi alle imprese per formare i cittadini disoccupati è caporalato. Allora, quando voi sapete che il maggior consulente economico di questo governo, a parte di questo mitico professore della University of Mississippi, è Tridico, cioè un comunista, ma comunista non comunista come dico io scherzando alcuni ore della zuppa, comunista come c'erano negli anni 70, comunista come erano quelli che erano comunisti tra i braccianti di Ferrara nel 1919, un comunista, uno per il quale il padrone è cattivo e i lavoratori sono buoni, sfruttati da questi padroni cattivi che sono nelle imprese. Questo è il consulente di Di Maio, Tridico. Ma l'ho detto chiaramente, cioè non c'è nulla di male. Ognuno, insomma, quando c'è una malattia la dichiara, come in questo caso quella del comunismo. Tommaso Montanari, un altro che diciamo insomma non scherza, oggi sul Fatto Quotidiano ci spiega per quale motivo è sbagliato il Papa, ma, non il Papa, scusatemi, il Presidente della Repubblica nel 2015, le scuole, e chiunque abbia un minimo di razionalità, diciamo, o anche di cultura religiosa, di utilizzare il presepe. Dice: il presepe è un insulto alla laicità dello Stato. C'è un piccolo dettaglio, che lo stesso Montanari, questa enorme paginata contro il presepe, che è sul Fatto Quotidiano di oggi, si dimentica, o anzi sa bene, ci racconta di una sentenza del Consiglio di Stato francese, Stato laico per eccellenza, ci cioè hanno fatto la rivoluzione i francesi sulla laicità dello Stato e la pensano come cosa seria, purtroppo hanno sostituito la sacralità dello Stato alla sacralità della religione, ma questo è un altro discorso. Beh, insomma, questo Montanari oggi ci ricorda la sentenza del Consiglio di Stato francese del 2016, secondo la quale sentenza l'esposizione del presepe in luoghi civici non lede alla laicità dello Stato.
per un semplice motivo di ragionevolezza, secondo il Consiglio di Stato francese, il paese più laico del mondo. O la cita Montanari questa sentenza. E sapete qual è il motivo? Che il presepe è considerato un arredo tradizionale dell'Occidente. Quindi allora io mi chiedo, loro stessi e lui stesso che considera il presepe un arredo tradizionale dell'Occidente, a cui molti magari anche credono, bene, quello non vuole che il Presidente della Repubblica lo metta e lo disponga in pubblico o che lo scuole lo facciano in Italia. Allora mi dico io, ma insomma ci hai dato tu, ci hai fornito tu la pistola col quale ti stai ammazzando e in più insisti nel dire che il presepe si deve bandire dalle nostre scuole. Io la trovo una cosa allucinante, ma addirittura allucinante utilizzando i suoi argomenti, non i nostri, che sono quelli non solo religiosi, ma semplicemente di rispetto della nostra tradizione e delle nostre radici giudaico-cristiane, direbbe Antiseri. Direi che altri due temi secondo me sono interessanti oggi. Beh, è la farsa di Gatwick, se ce lo ricorda il Daily Mail, un giorno 350.000 persone a terra, un paio di giorni fa nel secondo aeroporto inglese, hanno arrestato due coniugi e si sono sbagliati. I famosi no Scotland Yard, i fenomeni inglesi, quelli che stanno col cappello e che scoprono con, non so, con la lente di ingrandimento cosa sta succedendo in Inghilterra, hanno arrestato due persone nel paese della Magna Carta di Libertatum, l'hanno tenute a casa, le hanno rimandate a casa perché non hanno la più pallida idea di chi sia stato con un drone a bloccare il principale, il secondo più importante aeroporto della Gran Bretagna. Io le trovo una storia straordinaria. Daily Mail giustamente ci apre il giornale dicendo la farsa inglese, che figura di palta che stiamo facendo. Un pezzo divino, divino, perché mi ricorda il vecchio Giuliano Ferrara, cioè quello che sapeva essere ironico, scrivere bene, andare al punto ed essere soprattutto anticonvenzionale, quel Giuliano Ferrara là. È il pezzo che appunto Ferrara sul Foglio di oggi, vi consiglio di leggere, dedica a Klaus Relotius, o come diavolo si chiama, quel giornalista tedesco iperpremiato da tutti i premi fighetti del mondo e che poi viene scoperto che si inventava tutto quanto. E questo del signore becca i premi e viene accusato da una spia, whistleblower si chiama oggi, di aver copiato e inventato di sana pianta i suoi reportage e ovviamente lo Spiegel lo licenzia. E questa è la storia banale in sé. Ma Ferrara, come solo Ferrara ci sa raccontare, racconta del suo passato, racconta della frase favolosa che l'Espresso di Lino Iannuzzi si inventava, cioè quella frase famosa per cui Pietro Nenni, salendo le scale del Quirinale, pensava, due punti aperte le virgolette, oggi non mi sento molto bene, chiuse le virgolette. Bene, come faceva l'Espresso a sapere quello che pensava e soprattutto virgolettarlo? Oppure quella grande maestro di giornalismo che fu Tom Wolfe, che da giornalista poi diventò scrittore, oppure quei grandi giornalisti italiani che hanno retroscenato cose più o meno vere ma che erano molto verosimili. Insomma, in un pezzo divino Giuliano Ferrara ci fa capire come l'idea della verità, della giustizia e del nostro mestiere sia poi un confine molto labile, per cui quelli che dicono verità, verità, verità e spesso anche onestà, onestà, onestà ci fanno orrore. Comunque il pezzo di Ferrara vale la pena leggerlo tutto. Il Tempo, scusatemi, mi sono dimenticato di Bekis, che non è un altro negativo nei confronti del governo, paragona questo governo per i tagli alle pensioni ed oro e per la mancata indicizzazione di quelle supreme a 1522, pensate un po' voi a chi? Alla Fornero! Addirittura Bekis, che non è certo un nemico di questo governo. Infine il tsunami in Indonesia, il nostro Bangkok Report qua apre la prima pagina, per loro non è detto che sia il vulcano, per gli italiani invece un vulcano sottomarino ad aver scatenato il tutto, l'onda anomala come la chiamano i nostri esperti, ma l'appunto fondamentale è che loro sostengono che noi, io qua sto comunque un po' in collina, ma che in Thailandia si sta un po' più sicuri perché ci sarebbero dei sensori che avviserebbero dell'arrivo di uno tsunami, quando la tecnologia aiuta l'uomo contro la natura. Questa è una tragedia ovviamente in questa parte dell'Asia considerata drammatica, anche e soprattutto perché non è prevedibile, nonostante tutte le tecnologie che ci possono aiutare a mitigarne gli effetti. Ma è vero che Dio è morto, che Woody Allen non sta bene e che Nicola Porro sta divinamente? Non so cosa sia questa domanda, ma io sto molto bene. A te famiglia tanti auguri, mi fanno in tanti. In English of course, dice Françoise, il Bangkok Post, altro io non saprei leggere, anche se le letture sono ovviamente molto divertenti per capire quello che avviene nel paese. Credo che Salvini stia ingoiando molti bocconi amari, prima o poi li manda a quel paese. Massimo mi augura
anzi dice che faccio troppe vacanze, e, se non mi saluti ti faccio la macumba, e Nicola c'è stato lo tsunami in Italia, c'è vabbè, insomma, tanti auguri a me e a tutti quanti noi. Io per 2 giorni la zuppa non c'è perché non ci sono i giornali, quindi sono i primi 2 veri giorni di vacanza dopo 5 anni. Ogni 5 anni sapete che c'è Natale, il giorno dopo Natale i giornali non escono, neanche la zuppa non esce, e vi faccio veramente tanti, tantissimi auguri oggi a tutti quanti voi per il prossimo Natale. Fatelo nel modo migliore possibile e sapete che la zuppa dopo Natale riprende. Allora, un sacco di auguri davvero a tutti quanti. Ciao.